Eni, insieme abbiamo un'altra energia. Un premio ideato e fondato nel 1996 dall'Associazione Alba del Terzo Millennio, presieduta da Sara Iannone, consegnato nella prestigiosa sede dell'Avvocatura dello Stato di Roma, e le ragioni della nuova politica, riconosciuto da autorevoli personalità italiane come il direttore di Rai 1 Teresa De Santis e l'avvocato Guido Alpa. Ovviamente per me è un onore, dico immeritatamente perché sono stati insigniti personaggi più importanti di me. Sono grata comunque per questo riconoscimento perché mi viene principalmente da donne, io sono una donna in un mondo di uomini ancora, perché è un mondo ancora di uomini, e quindi in qualche modo considero, diciamo, questo un piccolo punto di arrivo, un piccolo grande punto di arrivo. Così lusinghiero questo premio che l'ho considerato come una sollecitazione a promuovere ulteriormente queste idee di libertà nelle quali ho sempre creduto e sulle quali anche ho scritto libri sui diritti fondamentali. Tema questo, in questo momento, in questa fase storica, che è particolarmente acuto e per il quale bisogna diffondere, e sono grato anche a voi che lo state facendo, diffondere la cultura dei diritti fondamentali. Il trofeo del premio è la colomba della civiltà, un basso rilievo in bronzo che rappresenta i valori fondanti dell'associazione, realizzato dal maestro Benedetto Robazza e consegnato negli anni a personalità illustri italiane. Il primo fra tutti fu Corrado Calabrò. Che significato ha questo riconoscimento? Guardi, bisogna riconoscere a Sara Iannone il merito di aver saputo scegliere in questi anni alcune personalità di assoluto rilievo nella vita nazionale. Un riconoscimento che poi periodicamente ci riunisce per ritrovarci tra persone che si stimano reciprocamente e tra le quali anche c'è una bella amicizia, perché man mano che passano gli anni tanto più si apprezza l'amicizia, altrimenti diventa un pochino così povera la vita. L'hai mai visto giocare a bowling? Un paio di volte. Quest'uomo gioca alla grande. Questo film parla di un perdente, un fallito, un simpatico fallito che incontra una donna che fa la parrucchiera, per carità. I capelli sono importanti e i due iniziano una serie di avventure e poi sorprendentemente si innamorano. Questo in sostanza è ciò di cui parla il film. Diciamo che dentro c'è molta ironia. È una commedia libera. Commedia libera. So you speak Italian? Un po'. Ho letto che tu hai dichiarato che le donne sono più intelligenti degli uomini. Lo confermi? Yes, I think that's true in life. Sì, è vero, anche nella vita. È un concetto attorno al quale ruotano molte delle mie riflessioni. E questo si riflette anche nei miei film. Io, infatti, metto sempre le donne al centro. Loro sono sempre al centro della forza. Loro sono la forza. E questo è veramente un concetto che mi interessa molto. Blake, scegli un uomo. Porta la tua roba. Speravo che oggi fosse un giorno buono. Per la regia di Sam Mendes, con George McKay e Dean Char Chapman, esce nelle sale 1917. Al culmine della Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake, ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati. Tra loro, il fratello di Blake. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.